Nella Valle del Volturno, come in tutto l'Appennino, la fine dell'inverno è uno dei momenti più belli e più suggestivi dell'anno. Ancora rivestite da uno spesso strato di neve, le catene del Matese, delle Mainarde e del Monte Greco superano i 2000 metri di quota, hanno un aspetto solitario e selvaggio, dominano il fondovalle e i paesi con i loro pendii e i loro canaloni innevati. Mille metri più in basso, il cammino verso i pascoli d'alta quota e le vette è sbarrato da pareti e da speroni calcarei, da forre di difficile accesso, da ripidi canaloni ghiaiosi rivestiti da una fitta boscaglia. Per millenni, dalla preistoria in poi, gli abitanti della Valle del Volturno, oggi in Molise, ma accanto ai confini dell'Abruzzo e del Lazio, hanno visto nella montagna una vicina e un'amica, ma anche una presenza misteriosa e sacrale. Grazie ai pascoli, ai boschi e alle acque delle Mainarde e del Monte Greco, la valle ha offerto per millenni un ambiente propizio alla vita e al lavoro dell'uomo. Dall'età del bronzo all'Ottocento, con la sola eccezione dei 5 secoli di pace sotto il governo di Roma antica, speroni e crinali rocciosi hanno fornito dei siti ideali per vivere al riparo da scorrerie e da aggressioni. Oggi, mete di vacanze e di escursioni, i borghi di Castel San Vincenzo, Castelnuovo a Volturno e Scapoli testimoniano della capacità dell'uomo di vivere e prosperare in un ambiente così aspro. Il castello di Cerro al Volturno, uno dei più arcigni del Molise, controlla da secoli una delle strade più importanti della penisola, che collega Napoli e Venafro con l'altopiano delle 5 Miglia e Sulmona. Molte montagne del Molise e delle regioni vicine sono state spogliate dei loro boschi per lasciare spazio ai campi coltivati e alle greggi. La Valle del Volturno, invece, è ancora circondata da fitte e a volte impenetrabili foreste, dove i faggi delle quote più alte lasciano man mano che si scende il posto alle querce, ai carpini, ai lecci. Qui, come in altre zone dell'Appennino, vivono l'orso, il lupo e numerosi rapaci del bosco. Per la gente della Valle del Volturno, però, la forza e il mistero della montagna sono da secoli simboleggiate dal cervo. Questo animale dall'apparenza così mite è stato scelto fin dall'antichità per rappresentare le forze della natura che possono scatenarsi all'improvviso e con cui l'uomo deve riuscire a convivere. A Castelnuovo a Volturno, ogni anno, ricorda questi antichi timori una emozionante rappresentazione in costume. Cuore della valle e della sua civiltà sono la sorgente e l'alto corso del Volturno, che inizia tra queste montagne il suo viaggio verso la pianura campana e il Tirreno. Da una grande risorgenza ai piedi delle Mainarde,
Le limpide acque del fiume traversano una fertile pianura coltivata. Quando il sole tramonta sulle Mainarde e sul paese, inizia la vestizione del cervo, il protagonista principale della festa. Anche se i costumi e la sceneggiatura attuali risalgono alla metà degli anni Ottanta, la rappresentazione del cervo è in realtà antichissima. Alcuni antropologi la considerano una discendente diretta dei Lupercalia, le feste che celebravano l'arrivo della primavera nell'antica Roma. Uomini mascherati da cervi compaiono anche nelle pitture preistoriche di alcune grotte dei Pirenei francesi. In passato, il cervo era vestito di pelli di capra non conciate, quindi scomode e puzzolenti, e veniva truccato con il nero fumo delle pentole. Oggi si utilizzano dei mezzi più comodi e il risultato è ancora più suggestivo. Sotto le mani esperte di una truccatrice professionista, due giovani di Castelnuovo a Volturno si trasformano nel cervo e nella cerva, le due maschere principali della rappresentazione. La somiglianza di queste maschere con gli animali è relativa. Il loro scopo, d'altronde, è di rappresentare la forza della natura selvaggia che irrompe senza preavviso nella vita quotidiana dell'uomo. Dopo che la truccatrice ha dato gli ultimi tocchi alla faccia e alle sopracciglia del cervo, la cerva può indossare il suo copricapo di pelo. La vestizione del cervo si conclude con una pesante giacca di pelliccia e con un copricapo sul quale sono state fissate delle autentiche corna raccolte nei boschi. Il rullo dei tamburi, suonati da un gruppo di figuranti in costume, prepara il pubblico all'entrata in scena del cervo. Selvaggio e infuriato, l'animale devasta i campi e i raccolti e non teme di scagliarsi contro uomini e donne del villaggio. Dopo qualche minuto, però, il cervo diventa più tranquillo. Annunciata dal suono delle zampogne, la cerva scende verso la piazza principale di Castelnuovo e intreccia con il cervo, che intanto si è completamente ammansito, una delicata danza d'amore. Alla fine della danza, però, il cervo ridiventa feroce. Stavolta la sua furia coinvolge anche la cerva, che inizia a sua volta a devastare le coltivazioni. Per placare i due cervi infuriati entra in scena Martino. Oggi questa maschera, che tutti conosciamo con il nome di Pulcinella, serve soprattutto a far ridere.
Nella rappresentazione di Castelnuovo, come in altre zone dell'Appennino, simboleggia invece la forza benefica che la comunità chiama a propria difesa per fermare l'aggressione del cervo. Martino, armato solo di un bastone, ingaggia una lunga e difficile lotta con il cervo e la cerva. Alla fine, aiutato da buona parte della popolazione del paese, riesce ad accalappiare i due animali. Nonostante i loro sforzi, il cervo e la cerva non riescono a liberarsi dai lacci tenuti da Martino. Si divincolano a lungo, poi cadono a terra stremati. Una donna si avvicina per offrire ai due animali del cibo, ma si tratta di una presa in giro. Dopo aver offerto della polenta e della pasta, la donna dà loro semplicemente dell'erba e i due cervi si infuriano di nuovo. Gli animali riescono a sfuggire a Martino e riprendono a mettere a soqquadro il paese. Questa volta però l'unico modo per fermarli è la morte. Ma il cacciatore di Castelnuovo è in realtà uno sciamano, uno stregone capace di dare la morte e di restituire la vita soffiando nelle orecchie. Storditi, stupiti e purificati dal male, il cervo e la cerva si rialzano, si guardano intorno, poi tornano definitivamente nel bosco. Una nuova primavera sta per arrivare a Castelnuovo e per un anno l'uomo e la natura potranno convivere in pace. Alla fine della rappresentazione del cervo, delle fascine vengono accese nella piazza principale del paese. Intorno alle fiamme ballano altre figure tipiche della tradizione locale. Si tratta delle janare, le streghe, che entrano in scena vestite di pelli e decorate da campanacci. Nella tradizione molisana, le janare hanno un volto particolarmente feroce, hanno poteri soprannaturali, sono parenti dei lupi mannari, possono succhiare come vampiri il sangue dei bambini. Ma l'entrata in scena delle janare non significa una nuova minaccia per Castelnuovo. Le streghe che ballano intorno al fuoco servono solo ad arricchire con un'ultima coreografia lo spettacolo. A un ordine del Maone, lo stregone che ne dirige la danza, le janare abbandonano a loro volta la piazza. Sui boschi e sui misteri della montagna può tornare il silenzio.